multate di 2 miliardi che potrebbero darcela a noi pensionati, qualche cosetta di più, che non si arriva manca a fine del mese. E 2 miliardi perché? Perché non siamo riusciti a tenere le città ecologiche pulite. Ci abbiamo delle città, pure qua ai Castelli, una volta c'era un'area meravigliosa. C'aveva ragione Pellicciari che voleva mettere un muro e non far venire nessuno intorno a Frascati, c'aveva perfettamente ragione. Se stavamo al Medioevo, adesso Frascati è tutta rovinata, inquinata, i monumenti inquinati, centinaia di migliaia di macchine, i castelli romani hanno più traffico che Roma un altro po'. Per questo, combattere questo, io ho fondato un'associazione internazionale del Movimento degli Scienziati, che non vuole essere un partito, vorrebbe appoggiare tutti i partiti, anche questo, vorrebbe appoggiare anche, che te posso dire, da Forza Italia all'estrema sinistra. Vogliamo essere un elemento di consultazione e ci abbiamo due TV, se ci volete vedere su Sky 897 e canale digitale 86. Questo serve perché combattere da soli è impossibile. Quando la soia transgenica viene dall'Argentina, che ormai è desertizzata, e che con le monoculture la soia sta nei marsi, quello, tutto quello che è mangiato, quando la birra viene fatta con l'acqua distillata in tutto il pianeta, additivato. Era molto meglio il vino nostro dei Castelli e dei Frascati, fatto che le mani, come si diceva una volta, bello, fresco, senza etichetta. Tutte queste etichette ci hanno le multinazionali per dire: ah, perché voi facevate, ci mettevate l'azoto di nitrato eccetera, adesso invece mettete i composti chimici già a Borico, hai capito? Per volerci punire, controllare, ci hanno punito, capito? I piccoli imprenditori. Ecco qua quello che è una piccola panoramica, ho finito. Quello che succede, ecco, con l'aumento di temperatura nel globo, che sta succedendo. Questo ho tenuto una relazione a Seul e un'altra adesso in Slovenia. Qui quello che sta succedendo al nostro Artico, quello che sta succedendo alle nostre correnti marine. Dice: ah, poi non siamo collegati, dobbiamo ragionare, facciamo noi eccetera. Io sono il primo a essere autarchia. L'Italia era il giardino del granaio d'Europa una volta, noi veramente potremmo essere autonomi, però bisogna tener conto che per esempio le correnti marine girano per tutto il pianeta e l'aumento di temperatura, guardate che potrebbe sciogliere, variare la corrente del Golfo. Guardate qui PM10 e PM2, guardate l'Italia dove sta. La pianura padana, guardate com'è inquinata, questo rosso è inquinata come Shanghai. Queste delle combustioni, il diossido di azoto, cancerogeno. Guardate, purtroppo, toccate chi c'ha pezzo di ferro, no, state pure sul cartone, poveracci. Guardate la parte marrone, che fa pure schifo, brutto marrone, la parte dove si può morire di più di cancro per le combustioni, e questa è l'Italia. Frascati ha fatto una cosa buona, mi sembra, ha messo l'isola penonale, Grotta Ferrata, figurati, non ci riuscirò mai a Grotta Ferrata. Io volevo far mettere una rotonda per rallentare i pullman che stanno distruggendo pure l'abbazia, i palazzi del 600 e del 700 stanno con le vibrazioni a Grotta Ferrata, niente, non mi fanno né un piccolo, ho detto lo pago io, c'ho l'industria che vedà i rallentatori. E non me li mettono, non mi mettono neanche una rotonda, niente, per evitare le vibrazioni. Loro per fortuna hanno messo sia a Frascati, hanno messo sia i rallentatori che l'isola pedonale. Grotta Ferrata, figurati quando ci riescono a fare una cosa simile. Guardate gli aerei vostri tutti i giorni e tutte le ore, guardate, ogni aereo consuma quanto la vita della vostra macchina in un viaggio tra Roma e New York, brucia atmosfera quanto la vita di tutta la vostra automobile. Guardate dove vivremo su isole di plastica, dovrete prendere il sole, tra poco ci sono oceani di plastica. Queste le barriere coralline che muoiono, queste per esempio la stupidaggine delle barriere contro l'immigrazione. Come fai a fermare l'immigrazione, l'exodus, gli esodi, quando c'hai
le enormi superfici che diventano come il Sahara, senza acqua, senza niente, la gente se ne va via milioni. Qual è un muro che resiste alla pressione di 10 milioni di persone? Ditemelo, qual è il muro? Fa anche 50 kg a persona, fatevi il conto che spinta che c'è. Le migrazioni, ecco qua, i sistemi delle migrazioni. Qui abbiamo scritto prima un inganno del petrolio, adesso con i professori che stanno qui, 4-5, il professor Quartieri, il professor Carlo Alberighi, e Mascioli, ce ne sono tanti del movimento degli scienziati qui che cercano di salvare il mondo e hanno scritto questo libro che dovrebbe essere la Bibbia. Ci abbiamo la Bibbia e poi ci abbiamo l'inganno dei fossili, anzi prima la Bibbia, un po' presuntuosetto, e qui c'è scritto tutto e ci sono, come dicevano gli inclidi personaggi che sono venuti prima, le soluzioni qui, non so, adesso tutti sono buoni a tirare fuori i grillini, i problemi, ma delle soluzioni manco una. Io ho fatto Grottafrate Ecologica, pure a Frascati non mi sono mai candidato, non mi ricordo, anzi forse parecchi anni fa, e però non c'erano questi problemi. Io manderei tutti in bicicletta elettrica, macchine elettriche, ecco, già un paesetto piccolo riesce a fare una cosa simile. Con la carta di credito prendi, viaggi e giri con la macchinetta elettrica. Se no, ecco qua, stop. Bisogna fermare l'inquinamento dei fossili. Frascati, perché c'è stato Franco Posa, che adesso pare che esce fuori dalla cripta e voglia ricandidarsi, esce fuori dal sarcofago se voglia candidare. E pensa, quando andai io di 15 anni fa da Franco Posa, ha detto guarda che l'Infra, l'Enea, abbiamo scoperto una reazione di fusione fredda, poi dice che fusione fredda, abbiamo scoperto una reazione di fusione fredda, fusione che, e abbiamo scoperto un nuovo batterio, una nuova forma di vita, un nuovo DNA, per favore, e gli abbiamo dato stupidamente il nome di Tusculum, che Tusculum è l'antica Frascati, qui ci avete infilato il Tuscolo che doveva essere pre-romano e un po' appartiene a tutti i castelli, stupidamente. Io e Francesco Celani dice siamo in sei, invece di mettere il nostro nome, stupidamente ci abbiamo messo il nome di Tuscolo. Ma Franco Posa è venuto alla riunione e gli ha detto ma Piero, ma perché sei così poco elegante, perché ti devi allacciare la giacca da sta parte non dall'altra, ecco, tutto quello che ha saputo fare.